Sarebbe disposto a ripartire dalla sede edicola salernitana, Nicola Salerno? Ma io ripeto, io sono legato alla piazza di Salerno e sono stato bene, c'è stato un ottimo rapporto con la città, con la tifoseria. È chiaro che dovrebbe essere un discorso societario proiettato anche negli anni, non solamente nell'immediato. Credo che Salerno meriti in questo momento più che un direttore sportivo, meriti una società forte, solida, che dia ampie garanzie per quello che riguarda il futuro, un po' come è successo a Firenze col gruppo della Valle, che è lo stesso presidente dell'AC2 che ha fatto poi la Champions e la Serie A per tanti anni. Quindi di fronte a un investimento importante e lungimirante su più anni, mi pare di capire che Nicola Salerno potrebbe anche pensare di rimanere qui a Salerno. Sì, fermo restando, insomma, che ci siano i presupposti sia anche appunto di fare un discorso di un certo tipo per riportare la Salernitana il più breve possibile nelle categorie che gli competono. Tutto questo quando potrebbe accadere? Sappiamo anche di un interessamento della Triestina per Nicola Salerno. Io ho delle altre alternative, però appunto io chiaramente dopo il finale del campionato mi sono preso un po' una quindicina di giorni di riflessione, insomma, anche perché anche mentalmente ero stanco e provato, e poi vedere lo squallore che c'è in giro nei comportamenti, allora lì ci rimango male. Però insomma, questi sono discorsi che ho già fatto, che insomma non sono una novità nel calcio, A cosa si riferisce, direttore? no? No, mi riferisco, già era successo il fatto del genere in precedente, poi adesso vedi anche dei giocatori che sapevo benissimo che alcune squadre erano interessate, perché nel momento in cui la Salernitana non si è iscritta, in fatalità sono venuti fuori interessamenti. Questo è molto amareggiante, anche perché poi i rapporti sono con delle persone che sono amiche, quindi è veramente una brutta roba che a me dispiace tantissimo, non mi sembra indegna. Secondo lei, direttore, quali giocatori e quanti giocatori potrebbero eventualmente restare e ripartire dalla Serie D? Tesserati, cioè ex tesserati, ma immediatamente svincolati, giocatori del 92-93, che hanno già fatto un campionato interregionale, l'anno scorso li abbiamo mandati a giocare, quindi insomma, sarebbero già pronti per fare il gruppo dei giovani e sui quali puoi costruire la squadra importante. Poi, chi lo dovrà fare lo farà, insomma, però quantomeno cercare di trattenere il più possibile almeno i giovani.